Benvenuti, bentrovati, nuovo appuntamento con Tutto Bene TV, la nostra puntata numero 349. Come sempre in apertura vi ricordo tutte le precedenti disponibili gratuitamente sia sul nostro canale YouTube che sul nostro nuovo sito che ovviamente è tuttobenetv.it. Abbiamo nuovamente in studio e li ringraziamo per questo il dottor Samuele Valentini, direttore unità clinica di nutrizione presso la clinica Prancare di Rimini e San Giuseppe di Riccione, e Mirko Bastianelli, titolare del primo bar ristorante chetogenico in quel di Rimini. Ben trovati, bentornati. Grazie a te, Roberto. Grazie. Con il dottor Valentini avevamo fatto qualche puntata fa più di un accenno al cosiddetto biohacking. In realtà abbiamo parlato di alcune pratiche, ma questa è la loro definizione. Facciamo il passo inverso. Cosa intendiamo allora per biohacking? Ottima domanda. Allora, diciamo subito, il biohacking deriva dall'etimologia biologia e hacking, quindi hackeraggio della biologia. In prima battuta potrebbe sembrare qualcosa di negativo, di sconfortevole hackerare la biologia. Cosa sarà mai questo biohacking? In realtà è in positivo, nel senso che io vado, cerco di hackerare le funzioni biologiche umane basiche per il miglioramento. Possono essere da cose semplici come bagni freddi, esposizione al sole, esposizione a temperature molto calde come la sauna, i piedi connessi al terreno, a diciamo terapie, strumenti più innovativi e avanzati come magari possono essere la neurostimolazione, la terapia con peptidi, l'ozonoterapia, proprio per elevare le funzioni al massimo. Quindi si rivolge alla persona già teoricamente sana, che però vuole fare l'upgrade rispetto al paziente, magari con malattie, che già ancora deve fare un percorso di salute interiore più avanzato. Perché dobbiamo hackerare la biologia, cioè perché dobbiamo hackerare in un qualche modo il nostro corpo? Qual è la necessità di fare l'upgrade? Stiamo tanto comodi su queste tre sedie bianche. Questa è un'ottima domanda. Anche qui va spiegato che teoricamente l'essere umano nel corso della sua evoluzione storica punta sempre al meglio, punta al massimo. Quindi siamo nell'era della rivoluzione tecnologica e scientifica e dell'online. Ma in passato, comunque, se vediamo il corso della storia, noi puntiamo sempre al massimo con i lanci presto sulla Luna, con le esposizioni, diciamo, con le esplorazioni spaziali, alle ricerche di nuovi farmaci. Allo stesso modo il biohacking è questo, cioè vuole portare l'essere umano al top delle sue caratteristiche sia fisiche, sia biologiche, sia mentali, quindi si rivolge a corpo e mente per rendere una persona al massimo delle sue potenzialità e non accontentarsi di quello che siamo. Quindi non è per creare ovviamente dei robot, delle persone Certo. avanzate o di una specie diversa da quello che è Homo sapiens, è solo per renderlo sicuramente più in salute, una persona che essendo in salute, a quel punto può ragionare meglio, può confrontarsi con gli altri in modo migliore, con la società, per cui in realtà può essere un beneficio per la società. Non è altro che la prosecuzione della medicina anti-aging, l'anti-aging degli anni 2007-2008 che si verificava in America e in Italia, però è portata a un livello superiore. Possiamo dire che in un qualche modo è anche una ripresa di ciò che siamo sempre stati, perché oggi su queste sedie, negli uffici, insomma in tante altre posizioni di lavoro, c'è l'abitudine a rimanere seduti, che è un'abitudine nel tempo della vita dell'essere umano, in realtà di qualche frazione di secondo. Se andiamo a paragonarla e a posizionarla su 60 minuti, su un'ora, in realtà per la maggior parte di questo tempo noi ci siamo mossi, abbiamo corso, abbiamo fatto forse una sorta di biohacking naturale. Oggi ci mettiamo anche tutta la parte della scienza. È verissimo, in effetti se guardiamo la storia umana è proprio questo, cioè per milioni di anni siamo stati nelle tribù e quindi l'unico scopo della vita era cacciare, procreare, riprodursi e cercare un partner. Poche cose che Freud chiamerebbe l'ID, cioè l'uomo ancestrale, che oggi in realtà però abbiamo soppresso completamente in funzione dell'ego. L'ego Freud sarebbe, lo definisce come il ruolo nella società dell'uomo, che sicuramente è molto importante perché solo con l'ID, solo con la parte ancestrale saremmo alla stregua di bestie o alla stregua proprio di uomini primitivi. È giusto avere un ruolo nella società, ma non deve sopprimere la nostra parte più primitiva. Poi c'è la terza caratteristica che Freud chiama superego, che anche quella non va soppressa, ed è la parte delle funzioni più elevate dell'uomo, come la poesia, la cultura, l'arte. Quindi dobbiamo comunque coltivare tutte e tre queste caratteristiche.
sempre con estrema serenità, perché a proposito di psicoterapeuti e psicoanalisti e grandi di questa dimensione, di questa scienza, ricordiamo anche che Jung diceva: non ho nessun particolare parere su me stesso, quindi in quel caso la parte dell'ego c'era, la parte più egoica invece ovviamente era totalmente assente. Tanto, voglio dire, tutti transitiamo, ma tutti siamo destinati ai noi, l'unica certezza, e sappiamo dove, ma naturalmente ci separa tanto tempo da quel momento, quindi abbiamo invece di che occuparci con più gioia. Come il biohacking in un qualche modo, Mirko, ti ha raggiunto, come l'hai conosciuto, come ti ha stimolato, come ti ha fatto diventare un suo discepolo? Ok, Roberto, io l'ho scoperto per caso il biohacking e ad oggi posso dire che ha contribuito verso un vero miglioramento del mio stile di vita, perché proprio la definisco io l'arte di riscoprire i veri superpoteri che ognuno ha nel suo corpo, certo. Al di là poi del parametro di infiammazione o meno o salute o meno, si può sempre fare un upgrade, come dice il dottore. E quindi io ho scoperto questo ecosistema appunto da questa mia malattia, in realtà, perché la prevenzione è fantastica, ma purtroppo, ahimè, noi italiani, mi viene da dire, scopriamo il vero valore delle cose quando ci cadiamo dentro. Io metto la faccia, sono in primis. Quindi da un limite di un diabete di tipo 2 che nella scorsa puntata ho leggermente spiegato, inoltrato, ho scoperto la dieta chetogenica, che fa parte di uno dell'ecosistema del valore del biohacking. E ho scoperto tante altre poi cose che mi hanno portato a appunto guarire il diabete, ma cercare sempre un upgrade. La cura del diabete è venuta anche tramite i digiuni, che è un'altra parte di biohacking. Dai bagni freddi che ho scoperto, la gente mi credeva matto, digiunavo, facevo i bagni freddi, quindi sai, ero a cattolica mal visto, mi sono arrivati anche i poliziotti durante una seduta di bagno freddo al mare ad arrestarmi, ma in realtà non potevano venire perché ero a fare il bagno, quindi ero lontano e loro non avevano il coraggio di entrare a metà dicembre. Comunque, questa breve parentesi è un po' il sunto, e ho trovato tanti benefici e ero sempre curioso di fare di più. Quindi fotobiomodulazione per ripristinare la melatonina, che la tiroide era un po' consumata da ipotiroideo. Insomma, ho trovato tante medicine in maniera naturale, sana, e quindi ho intrapreso tanti percorsi, uno dei quali è il Cammino di Santiago, che mi ha fatto scoprire me stesso, che penso che sia il perno. Ci sono tante evoluzioni del biohacking che poi anche il dottor Valentini vi spiegherà, come magari anche braccialetti che cronometrano, che tengono proprio le pulsazioni del sangue, di tante cose, ma ci sono altrettante cose naturali come i piedi connessi alla terra, l'esposizione al sole, determinate cose, il camminare, il stare con la natura, che il Cammino di Santiago mi ha dato. Quindi nel Cammino di Santiago ho scoperto ulteriori cose, e l'anno dopo ho voluto, Cammino di Santiago, per chi non lo sa, sono 800 chilometri dalla Francia alla fine della Spagna, di un cammino che poi ognuno lo vive a suo modo, spirituale, religioso, a cavallo, ognuno poi ha il suo dentro, però è un viaggio interno, io dico, per scoprire se stessi, e a me mi ha veramente colpito. Ho deciso di rifarlo piedi scalzi, quindi un upgrade l'anno dopo, che mi consente poi ad oggi anche di camminare con le barefoot, che sono un altro ingranaggio del biohacking. Quindi diciamo che sono il biohacking man da circa 3 anni, porto l'esperienza che il dottore dà a livello proprio scientifico. Quali sono allora questi livelli di biohacking e quali sono alcune delle attività principali? Mirko ne ha dette già diverse, tra cui il contatto sostanzialmente con la natura, sì. Ma poi c'è anche quella parte più tecnologica, il braccialetto, l'orologio, che fa delle specifiche misurazioni. Diamo allora qualche indicazione a chi sicuramente si sta e molto incuriosendo. Con molto piacere. Io mi immagino un po' il Tao, quindi la medicina orientale, dove da una parte abbiamo la parte più ancestrale dell'uomo, quindi il contatto con la natura che va preservata a scapito della tecnologia. Quindi, come diceva giustamente Mirko, la camminata è un riscoprire se stessi, visto che
è lo sport d'elezione per l'essere umano, la camminata e la corsa. L'esposizione al sole, i bagni freddi, i piedi connessi al terreno, e la socialità, quindi tutta la parte più primigena. Dall'altra parte del Tao, che è complementare, io ci inserirei però anche la tecnologia al servizio dell'uomo, benefica, salutare per lui e per il suo miglioramento, uomo e donna ovviamente, adesso parlo in generale. Chiaro. Questo perché? Perché tornare agli aspetti più ancestrali è sicuramente un primo passo, ma non basta. Faremmo, diciamo, un passo indietro, cioè quello di tornare allo stato primitivo di tribù. Perché non utilizzare la tecnologia di oggi al nostro servizio, per la nostra salute, per fare un reale upgrade della persona, non per renderlo alla stregua di una macchina, perché questo è il rischio, cioè queste tecnologie non devono rendere l'uomo schiavo della macchina, della tecnologia e della scienza, perché la scienza non deve essere intesa come una religione. Attenzione, quello è lo scientismo, va piuttosto a supporto dell'uomo per i suoi bisogni principali, il bisogno d'amore, il bisogno di socialità, però possiamo arrivarci con la tecnologia. Alcuni esempi, visto che me lo stava chiedendo, possono essere per esempio la neurostimolazione. Si conosce poco, sono delle terapie magnetiche o elettriche, quindi stimolazione magnetica transcranica, per esempio con dei caschi che mandano onde a basso voltaggio, a basso, diciamo, frequenza di Hertz, a diverse aree del cervello per implementare le funzioni. Adesso si sta utilizzando per le patologie come depressione, ansia, dipendenze da droghe, ma anche a stato sperimentale per l'obesità, che viene considerata come una dipendenza da cibo. Però in futuro probabilmente la si utilizzerà anche per l'upgrade delle funzioni cognitive. Altri esempi possono essere la terapia con peptidi, queste molecole che vengono isolate, i peptidi sono i precursori delle proteine e degli ormoni, che possono essere iniettate per una specifica funzione, che sostituiscono un po' l'ormone, il classico steroide, che ha degli effetti collaterali, quindi fare terapie di testosterone, GH, eccetera, porta delle conseguenze negative come la soppressione della produzione endogena dell'ormone. Viceversa, con i peptidi, che sono i precursori mattoncini, noi possiamo stimolare la ghiandola in modo un po' più naturale, quindi c'è il GHRH, la semaglutide per il dimagrimento, quindi in futuro anche la terapia con peptidi può fare parte del biohacking. L'ozonoterapia, pensiamo all'ozono, l'autoemoterapia nel sangue per ripulirlo, e quindi che ovviamente l'uomo primitivo non poteva accedere a questo tipo di tecnologie, ma che oggi però hanno una funzione specifica, quello di portarlo a un livello superiore, a fare l'upgrade. Questa allora è la parte più scientifica e più tecnologica. Nell'intervento precedente però il dottor Valentini aveva anche parlato appunto di legami e attività nella natura. Mirko, hai parlato tu invece soprattutto di piedi, il cammino di Santiago fatto due volte, la seconda volta appunto a piedi nudi, a piedi scalzi, diciamo, e poi hai citato anche una scarpa particolare. Insomma, che cosa hai scoperto, diciamo, dalla caviglia in giù in questi anni, e come in un qualche modo hai anche cambiato la tua vita in questo senso e grazie a queste scoperte? Assolutamente, non voglio fare main sponsor di Barefoot, no, assolutamente. Però ho trovato tantissimi benefici. Riporto la mia esperienza, ho avuto delle calcificazioni nella caviglia che mi hanno obbligato a mollare allora il calcio, e delle operazioni che mi hanno dato come unica terapia la vita sedentaria, quindi questo sgabello a vita, trovati un lavoro sedentario, questo era l'iter del medico insieme a medicinali. E quindi poter fare un cammino di Santiago o dire 800 chilometri con l'ascolto di se stessi, con l'ascolto dei piedi, col pieno recupero del piede, della forza del piede, è qualcosa di magnifico. Io sono estremamente grato alla vita, non siamo nati con le scarpe. Questo è quello che mi ha fatto realmente riflettere dopo che ho fatto tantissime visite mediche, dopo che ho messo tantissimi plantari costosi, e poter toglierli e camminare e riscoprire tante cose è fantastico, anche perché sotto i piedi abbiamo tutte le giunture, poi il dottore lo spiegherà a livello tecnico, però tutte delle come sorta, appunto, è un biohacking, nel senso ogni punto sblocca, certo, altri punti nella schiena, nel corpo, nella mente, e quindi mi ha aiutato tanto. Ho fatto un po' di cammino scalzo, un po' di cammino con queste Barefoot, che appunto sono delle scarpe non scarpe che
sembrano scarpe, ma ti consentono di non avere drop, quindi di non, sai, spesso si sponsorizzano con le scarpe alte, certo, così, in realtà quelle scarpe così ti fanno perdere tanta mobilità nel piede. E mi si è aperto un mondo, diciamo, quindi la curiosità, che è il mio primo vero valore di me stesso e che porto avanti, mi ha fatto intraprendere questo percorso tutto globale, partendo appunto da questo cammino che ti dà tante cose anche a livello emozionale. È bello, il contatto con la natura ti fa riscoprire veramente la vera essenza, l'essenza di te stesso, e consiglio a tutti anche questa terapia naturale, diciamo. Ci sono in questo ultimo intervento tanti agganci con la cosiddetta medicina integrativa, che poi non fa altro che in un qualche modo riprendere le antiche tradizioni mediche, quindi la medicina mediterranea piuttosto che la medicina tradizionale cinese, che poi non fa nient'altro che riprendere quello che tanti filosofi hanno evidenziato, a partire addirittura dalle figure degli alchimisti, e cioè come sopra così è in basso, come dentro così è fuori. Quindi tutto ciò che riceve il piede è ciò che riceve la mano, ma è ciò che si trova nell'occhio, ma è ciò che si trova nell'orecchio. Sono tutti quanti dei punti, diciamo così, che possono essere veramente importanti per sbloccarne altri e realizzare quel biohacking. Abbiamo visto anche la scarpa non scarpa grazie alla nostra regia. Ma questi bagni freddi poi, che cosa hanno sbloccato? Come hanno realizzato stanno realizzando un biohacking? Adesso ormai siamo a giugno, quindi il bagno freddo aspetterà, a meno che non si vada in un lago alpino. Troveremo il modo, insomma, come si suol dire sempre. Sì, io sono un fermo promotore dei bagni freddi, perché dico, un bagno freddo sono due caffè la mattina. Cioè, io lo paragono a quello, quei 15-20 secondi di acqua fredda anche nella doccia mi danno tanta energia. Io faccio un lavoro imprenditoriale, che poi non mi reputo imprenditore ma intraprenditore, okay, per la società in cui ho creato Keto Bar, insomma, come luogo anche lì di biohacking, perché alla fine ho fatto anche dei seminari sulla scarpa, sull'appoggio del terreno. Cerco di dare consapevolezza nel mio piccolo. Però tornando ai bagni freddi, ho avuto tantissimi benefici, tanti sull'antinfiammazione. È difficile sempre, c'è quell'attimo in cui penso all'acqua fredda il 25 di dicembre, che arrivi lì e ti viene da... Ma in realtà penso che sia, ne ho provate parecchie, ma penso sia la più grande meditazione al mondo, il freddo. E c'è anche un percorso poi nei bagni freddi, come Wim Hof insegna, che è il primo promotore di bagni freddi, che dà tantissimi benefici e lo spiega, eccetera, però c'è proprio una meditazione per entrare in acqua. Lui ha dimostrato proprio che si può alzare o abbassare la temperatura del proprio corpo grazie al respiro. E noi cosa siamo fatti? La gente si dimentica che siamo il nostro respiro, la gente si dimentica di respirare, la cosa, penso, più importante di noi stessi, il sentirsi vivo. E quindi l'acqua, il terreno e tante cose di biohacking, appunto, ti connettono all'interno di te stessi. Io penso che è la più grande meditazione al mondo il bagno freddo, e quindi, ahimè, con fatica, perché comunque vuoi che non vuoi, predisposto o no, io vivevo nei termo, quindi sono proprio l'esempio calzante che lo puoi fare assolutamente. Bene, questo accenno anche al respiro devo dire che è qualcosa di estremamente importante. Oggi abbiamo aperto, stanno aprendo i nostri ospiti tantissime porte che vi invitiamo poi a, come dire, socchiudere in via definitiva e innescare tutta una serie di conoscenze conseguenti. Fate un piccolo gioco che vi metterà moltissimo in crisi, e questo è uno dei nostri scopi, quello di portarvi a riflettere. Se state concentrati sul respiro, non riuscite a pensare. Se pensate, non sentite il respiro. È qualcosa di pazzesco, ma così è. Questo per non dare nulla di ciò che il nostro corpo fa in maniera anche automatica, grazie a Dio, quindi lo diciamo con grande gratitudine, ma darlo per scontato. Allora, Samuele. Sì. Il famoso qui e ora. Il famoso qui e ora, esatto. Cioè, o ascoltate il respiro oppure pensate. Tutte e due le cose insieme non riuscite a farle. Non mentite, sappiamo che è così, è testato scientificamente.
il bagno freddo, ma se oggi, ecco, in chiusura di puntata, i nostri amici all'ascolto volessi dare un consiglio per iniziare, sì, al di là, ecco, di quel ruvido passaggio dal termosifone all'acqua ghiacciata, anche pochi secondi, 20-30 secondi, ma comunque ghiacciata la mattina, ecco, qual è il consiglio per iniziare? Personalmente, diamo un suggerimento. I consigli che darei per di avvicinarsi al bagno freddo, quindi alla crioterapia, tutto quello che riguarda l'esposizione al freddo, non solo il bagno, ma anche per esempio allenarsi a petto nudo, a piedi nudi, senza maglietta di cembra, eccetera, di fare un percorso graduale. Come nel percorso alimentare il paziente si rivolge a me, gli spiego che va fatta una transizione, allo stesso modo per il freddo va fatta una tale transizione, ovvero sia partire per esempio con una doccia fredda semplicemente verso gli ultimi secondi, quei 5-10 secondi della doccia, poi piano piano iniziare a abbassare la temperatura dei termo, anche di qualche grado, tenerla più bassa, un ambiente più... Iniziare a dormire per esempio con le finestre leggermente spalancate, questo permette anche un circolo di aria, visto che comunque all'interno di ambienti chiusi c'è una maggiore concentrazione di microplastiche e difficoltà di areggiamento. A quel punto lì piano piano iniziare ad allenarsi in maglietta a maniche corte, anche in inverno, fare delle corsette e a esporsi anche proprio al freddo in questo modo. Bagnarsi per esempio la parte inferiore del corpo facendo un bagno al mare, poi piano piano arrivando anche fino al petto e quando mi sento sicuro immergermi completamente dopo che ho iniziato, quindi per esempio la doccia da 10 secondi la posso portare a 30, a un minuto, poi vedrò che riuscirò a gestire anche più minuti, a quel punto posso dire ok, sono pronto per l'immersione, è quasi un rito propiziatorio, sono pronto per l'immersione nel mare o in dei laghi o in dei fiumi e inizio con una respirazione, come diceva Mirko, perché la respirazione è potentissima, pensiamo anche alle meditazioni vipassana che si concentra solo sul respiro, quella che menzionavate prima, ma pensiamo anche alla possibilità di scaldare il corpo, di alcalinizzarlo anche perché espellendo maggiormente CO2 certo, mi rendo più... adatto, quindi con un iter preciso posso anche iniziare a documentarmi meglio online, guardare dei video YouTube, seguire Wim Hof, ecco che poi una volta che entro nell'ottica sarà molto più semplice per me immergermi e poi farlo diventare una routine e scoprire dei benefici incredibili. Grazie molte allora al dottor Samuele Valentini, direttore unità clinica di nutrizione della clinica Brain Care di Rimini e San Giuseppe di Riccione, grazie a Mirko Bastianelli, titolare del primo bar-ristorante chetogenico che si trova proprio a Rimini, Keto Bar. Grazie molte, grazie a Mirko, grazie al dottor Valentini, penso che sia una puntata ricca di spunti a questo punto, non sta ad altro che i nostri spettatori poi poter andare a fare tutti i necessari approfondimenti e scoprire un modo nuovo, più naturale, di poter gestire la propria quotidianità. Grazie a voi e grazie a voi che ci avete seguito. Era la nostra puntata numero 349. Come sempre l'appuntamento alla prossima settimana.